Disagi alla viabilità lungo la dorsale adriatica e vie limitrofe si potranno verificare domani, martedì 19 maggio, a causa del passaggio della decima tappa del 98esimo Giro d'Italia di ciclismo. Dopo la giornata di riposo di oggi per il trasferimento a Civitanova Marche, la Corsa Rosa attraverserà la nostra regione e arriverà in Emilia-Romagna con la tappa di 200 km Civitanova Marche-Forlì. Le località coinvolte nella provincia sono Marotta, Fano, Pesaro, Monte San Bartolo, Fiorenzuola di Focara, Castel di Mezzo e Gabicemare. Per quanto riguarda Fano, invece, le strade coinvolte sono la strada statale 16 Adriatica Sud, Viale Piceno, Via Pisacane, Viale 12 Settembre, Viale Gramsci, Viale Buozzi, Viale Primo Maggio, Viale Romagna e la strada statale 16 Adriatica Nord. Queste, in base ad un'ordinanza della Prefettura, rimarranno chiuse temporaneamente al traffico dalle 12:20 circa in poi. È previsto inoltre il passaggio della carovana pubblicitaria che farà una sosta ufficiale a partire dalle 12:45 in zona Pincio davanti all'Arco d'Augusto. In quell'occasione gli organizzatori del Giro d'Italia consegneranno l'immagine del lupo Wolfi, mascotte ufficiale, all'assessore allo sport Caterina Del Bianco al fine di sancire un simbolico gemellaggio tra la Corsa Rosa e la città di Fano. Il passaggio dei corridoni invece è previsto a Marotta intorno alle 14:22, mentre in Viale Gramsci alle 14:40 circa. L'ufficio alla mobilità urbana consiglia quindi ai fruitori del centro di parcheggiare nelle aree di sosta limitrofe, come nel parcheggio in Via Giustizia, quello in Via Roma e Via Kennedy, nel parcheggio in Via Indipendenza, al Foro Boario o in quello dell'ex caserma Paolini. Verrà infatti inserito il senso di marcia in Via Negusanti e in Via Palazzi per permettere ai veicoli di uscire e raggiungere l'autostrada da Via Roma. Per quanto riguarda gli autobus, invece, dall'Adrebus hanno comunicato che non ci saranno problemi di alcun tipo e che quindi verranno garantiti tutti i servizi, comprese le corse, negli orari di uscita dalle scuole.